Ti trovi davanti al portone d'ingresso di una chiesa. Lo apri e ti inoltri lungo le navate in penombra. A un certo momento vieni investito da un'onda di suono. Una fanfara d'ottoni suona una musica festosa, piena di dissonanze. Un po' come quando tu a casa di un tuo amico immagini suonare il suo pianoforte, invece di schiacciare una nota alla volta, le suoni tutte contemporaneamente. Svanito l'effetto, inizia una vera e propria messa, secondo l'ordine della liturgia cattolica. Perciò a un Kyrie supplicante segue un Gloria trionfante e festoso, un credo con una sorta di leitmotiv, un'idea musicale ricorrente, e poi un Sanctus e un Agnus Dei più meditativi, più tranquilli. Il tutto viene concluso da una pagina virtuosistica affidata all'organo solo, che ti riaccompagna all'uscita. Benvenuto al fantastico mondo della missa glagolitica di Leos Janáček, compositore ceco. In questa sala, un poco come nell'antro di Mime, nel Siegfried di Wagner, i coristi del coro del Teatro San Carlos fanno lo stesso tipo di lavoro, solo che invece di forgiare la spada per l'eroe, forgiano le parole e il testo di questa missa glagolitica. E il glagolitico era un antico sistema di scrittura usato dai popoli slavi, sul quale Janáček costruisce la sua musica, piena di ritmi sincopati, irregolari, proprio per rispettare questo tipo di prosodia. Il lavoro dei coristi e il gusto del lavoro che stiamo facendo sta proprio in questo, assaporare ogni sillaba, ogni lettera, in maniera da veicolarne il senso e il significato. Perciò, vieni a sentire il frutto del nostro lavoro, ti aspettiamo al nostro concerto. Ciao!